Buona serata, cari amici social follower del vostro Deluxe. Vedete dall'immagine di video copertina, diciamo una copertina generica per quanto riguarda gli sport, ma ovviamente andiamo nei meandri specifici parlando dove sin dalla prima mattinata quest'oggi in terra tedesca. Dapprima con il doppio alla finale Bolelli-Vavassori che hanno conquistato il titolo, poi il primo storico trofeo da numero uno al mondo di Jannik Sinner che si prende il largo da Alcaraz e Djokovic, stando tranquillo almeno sino a Wimbledon. Poi ovviamente sappiamo ci saranno le Olimpiadi e lì saranno ovviamente sfide molto molto importanti. Vabbè, nota un po' bruttina invece la Formula 1 con il quinto e sesto posto delle Ferrari a Barcellona, vittoria solita di Verstappen. Diciamo le McLaren che continuano a dire la loro, secondo posto di Norris, pallavolo, campionesse le ragazze della tricolore femminile che hanno battuto il Giappone meno di un'oretta fa circa nella finalissima della Volleyball Nation League Women. Invece i maschi che si apprestano ad affrontare la Final Four, credo settimana prossima dovrebbe essere, perché le ragazze avevano finito 7 giorni fa e questo weekend hanno fatto le Final Four. Speriamo in bene anche per i ragazzi. Ovviamente la ciliegina sulla torta sarebbe passaggio dal turno agli ottavi da parte dell'Italia di Luciano Spalletti domani sera contro la Croazia. Questa sera invece si sapranno i primi verdetti generali del girone A con le sfide Germania, Svizzera e Scozia, Ungheria. Ovviamente noi, oltre alla nostra Italia, facciamo il tifo per le nazionali che sono allenate attualmente da CT italiani, vedi Vincenzo Montella con la Turchia, vedi Cazzona con la Slovacchia, vedi Modesto con il Belgio, vittorioso ieri sera per 2-0 se non erro. Dopo la batosta della prima giornata. Bene, quindi noi ci becchiamo ai prossimi appuntamenti. La settimana prossima credo dovrebbe tornare la MotoGP, dove poi c'è stato anche l'annuncio massimo 10 giorni fa dell'accoppiata, quella che sarà l'anno prossimo, Marc Marquez, Francesco Pecco Bagnaia. Bene, siamo i saluti, ciao a tutti, alla prossima, ciao!